buongiorno, siamo in mezzo alle nuvole, pensate che nonostante il freddo, nonostante stia nevicando da stamattina e come vedete le nuvole sono veramente basse, trovarsi all'aperto insomma è un valore aggiunto perché la natura ci connette con noi stessi. È oggi che è il 10 di febbraio, quindi è un giorno molto particolare, parleremo del 10, però lo parleremo stando in mezzo alla natura, stando nei ritmi della natura, stando al freddo, ma d'altronde febbraio è freddo e può capitare che in una giornata come oggi possa nevicare in montagna dove io sono per lavoro. Ma veniamo al nostro bellissimo 10, il 10 è un numero veramente, è chiamato il numero perfetto, è l'unità nel cerchio, è il riflesso di Dio nella materia, quindi le definizioni del 10 sono veramente stupende ed è anche la rinascita dello spirito nella materia, perché il 10 nella numerologia come simbolo nasce dall'1 e dallo 0 che viene dopo la serie del 9, come abbiamo imparato più volte secondo la numerologia pitagorica. I cicli sono da 1 a 9, poi si ripetono continuamente nella nostra vita, quindi dopo i primi cicli dei primi 9 numeri arriva al 10 con la sua perfezione. Il 10 è perfetto, ma perfetto non è come lo pensiamo nella nostra mente a volte sbagliata, tutto è perfetto così com'è. Non è perfetto come noi vorremmo che fosse o come immaginiamo che fosse, quindi tutto è com'è, it is as it is, è proprio la perfezione vera della vita. E quindi oggi, nel giorno 10, uno degli insegnamenti di questo numero e per chi è nato in questa giornata è proprio la capacità di vedere in se stesso la perfezione di come siamo, ma non perfezione in quanto perfetti, ma andiamo bene come siamo. E da lì dove siamo, poi certo c'è l'impegno, c'è la disciplina, c'è il lavoro su noi stessi e questo sicuramente ci sta. Però è importantissimo riuscire a vedere come il 10 che le cose vanno bene come sono. Nel mondo mio dello sport abbiamo visto numeri di maglia, per esempio io, che ai miei tempi le maglie del calcio erano da 1 a 11, quindi il numero 10 era veramente un uomo di riferimento. Posso pensare ai miei tempi a Maradona, posso pensare a Zico che giocava a Udine, io sono di Udine quindi tifavo udinese, ma ci sono Pelé, aveva il numero 10, Del Piero, Baggio, il regista, il leader, perché un'altra caratteristica del 10 è la leadership, la capacità di essere leader, perché il numero 1 è proprio, porta con sé volontà, porta con sé il coraggio di essere se stesso in questo caso e poi di guidare anche gli altri, ed è un tema molto, molto importante per i 10 che sono in questa loro leadership indipendenti, quindi autonomi, sono se stessi. E quindi il simbolo 1 e 0, che l'ho preparato qua, potete vederlo, l'1 e 0 sono proprio il simbolo del cerchio, vi ricordate? Il cerchio è il simbolo di Dio, è senza inizio, senza fine ed è il potenziale, mentre l'1 è il coraggio, la volontà. E come simbolo il 10 viene visto in questo modo, vedete? È sempre il cerchio dello 0 e l'1 della volontà, però in questo caso proprio viene messa in contatto, diciamo, lo spirito e la materia dall'uno dentro al potenziale, quindi col coraggio, con la volontà noi possiamo diventare lo spirito, l'essere divino eccezionale che ognuno di noi è. Spirito e materia sono sempre insieme, come abbiamo detto tante volte, nel senso che è lo spirito dell'imprenditore, è lo spirito della persona, è lo spirito di squadra come energia, è il cuore di quella persona che fa la differenza. Fa la differenza per avere l'idea, per avere la visione di quello che può essere il futuro. In questo momento, tra l'altro, è particolarmente difficile avere la visione del nostro futuro, visto che il Covid ci costringe a pensare giorno per giorno. Non sappiamo cosa sarà tra una settimana, due, tre, ma va bene così.
così, perché è la mente umana che tra l'altro soffre, che guarda al futuro volendo controllarlo, perché il futuro non si controlla, è un mistero. Quindi rimanere nel presente, rimanere in quello che c'è com'è, è la vera perfezione, ed è la perfezione del 10. Tra l'altro domani sera ci sarà la luna nuova in acquario che ci propone proprio di essere centrati, di conoscere quello che noi vogliamo per il nostro futuro, che è il nostro destino. Ma se noi non siamo noi stessi, non partiamo dal presupposto che andiamo bene come siamo, è difficile poi fare i passi decisivi trovando la nostra strada, perché è un grande pericolo al quale ci mette davanti la luna di domani, che mi piace molto legarla al 10, è che nel tutto è perfetto così com'è, e quindi quello che sei, l'essere che sei, conta più di tutto. A volte noi lì ci perdiamo, perché abbiamo altri canoni di giudizio per noi stessi legati a quello che sai. Quindi più hai titoli, più sei bravo, sì, in parte conta, più hai, più sei ricco, più sei importante, più vieni riconosciuto, anche questo ci sta in parte, perché è sempre più importante quello che sei. Ma l'altra cosa che ci chiede la luna, e lo leggo anche in questo 10, nell'essere perfetto, è lasciare andare i condizionamenti esterni, che vuol dire quello che gli altri pensano di noi, quello che gli altri dicono di noi. Allora, se sono persone che ci vogliono bene, che ci sono vicine, se ci danno un feedback per poter migliorare, se vedono un nostro comportamento, ma quelli lo osservano, ce lo dicono con amore, mentre invece tante persone tendono a criticare, tendono al giudizio. Quindi dobbiamo stare attenti a non ascoltare gli altri, perché altrimenti seguiremo una strada, seguiremo un destino che non è il nostro, ma è il destino di qualcuno che ce lo indica. Se devo sbagliare, preferisco sbagliare da solo. Ascolto, questo sì, e quando una persona mi parla io la ascolto con attenzione. Dopodiché, se ritengo che quel feedback sia importante con me, me lo tengo, me lo prendo e me lo porto avanti, ma altrimenti lo prendo e lo butto via, cosa che non è affatto, come dire, né scontata né semplice, perché soprattutto il giudizio, si sa che quando qualcuno ci giudica noi ci rimaniamo a volte un po' male, perché il giudizio è sempre negativo. È difficile che le persone ti dicano come sei bravo, come lo fai bene, continua così, lavora, abbi fiducia in te, questo tipo di mental coaching, come tendo a fare con il metodo Bertoli, non è che lo si trovi tutti i giorni, perché appunto le persone tendono molto di più a giudicarsi negativamente. Quando ci giudicano negativamente dobbiamo essere bravi a buttar via quel giudizio. Quindi oggi è il giorno 10, il numero perfetto, l'unità di quel cerchio che abbiamo visto, il riflesso di Dio nella materia, quindi torniamo a questo bellissimo cerchio come simbolo di Dio e l'uno dentro lo zero, che sono proprio il collegamento tra cielo e terra o tra spirito e materia, che sono il nostro 10 di oggi. Ci dice proprio di partire da quello che siamo, dall'essere perfetto che noi siamo come siamo, e da lì iniziare il lavoro per riconoscere noi stessi. E per esempio io stesso nel mio cammino e percorso di numerologia l'ho fatto come tanti, proprio perché nel vivere un momento di difficoltà, di crisi della mia vita, non vedevo il mio cammino, avevo bisogno di ritrovare me stesso, avevo bisogno di conoscere me stesso. E in questo la nostra data di nascita è il nostro imprinting, per come noi ci siamo incarnati in questa vita e per quello che noi abbiamo da fare in questa evoluzione, no? Perché la legge della vita è l'evoluzione, e in questo momento Covid è molto importante sapere che l'adattamento, ci ha insegnato Darwin, è importantissimo. Non vive chi è più forte, ma vive chi si sa adattare al cambiamento. Questo del virus è un cambiamento naturale, viene dalla natura. In questo momento è qualcosa che il corpo umano subisce e patisce. Bene, noi cercheremo di adattarci per evolvere, ma evolviamo anche da tutti gli altri punti di vista, che sono proprio quelli del nostro modo di essere. Per il nostro modo di essere è importante conoscere se stessi, e le date di nascita, il numero 10, sono assolutamente
numeri che ci ascoltano, ci aiutano enormemente. Tra l'altro oggi è il 10-2, no? Quindi il tema del first goal, del primo obiettivo che noi abbiamo nella vita, è la somma del giorno e del mese di nascita, quindi 10 più 2 fa 12, e guarda caso la definizione del 12 è proprio l'iniziazione a se stessi, perché è un percorso serio quello di iniziarci a essere noi stessi, a essere la perfezione che siamo, per come l'ho detta, quindi per quello che siamo, per come siamo, che andiamo bene così per iniziare, perché guai a non avere fiducia in noi per come siamo, a non riuscire a dire io valgo, io credo in me, perché se non abbiamo quel piedistallo che ci sorregge, noi dove poggiamo? La fiducia è una grandissima energia che ci aiuta sempre, però è chiaro che quando le cose vanno bene, insomma, è per tutti un po' più facile avere fiducia in noi stessi. La vera fiducia noi la dobbiamo andare ad attingere quando le cose non vanno bene, ed è lì che io sto andando male, sto perdendo la partita, sono senza lavoro, è lì che io ho bisogno che dica è tutto perfetto così com'è, ho fiducia in me, troverò la soluzione, troverò la mia strada, qual è la mia strada, come posso riconoscere me stesso per essere me stesso, per tirar fuori tutto il potenziale, quel potenziale dello zero di cui stiamo parlando oggi, e da quel potenziale trovare il collegamento tra lo spirito, l'idea, la visione e la materia, che poi è il posto di lavoro, che poi è il prodotto, che poi sono anche i soldi. I soldi sono la materia che ci premia per l'idea, per lo spirito che noi siamo. Quindi un giorno veramente bello e molto importante, quello del 10, particolarmente importante perché 10-2, abbiamo detto il 12, quindi l'iniziazione a se stessi, che è legato alla luna in acquario nuova di domani sera alle 20, è proprio quella che ci chiede espressamente il 10 e il 12 di essere noi stessi, che andiamo bene come siamo perfetti come siamo, tutto è perfetto così com'è, tutto è circolare, quindi non c'è inizio e non c'è fine, c'è una continua evoluzione, una continua crescita, una continua unione con il tutto, quindi compreso il Covid, compresa la situazione difficile che stiamo vivendo, e da lì con la fiducia in noi stessi e magari con un numero 10 che ci accompagna come nella giornata di oggi, possiamo veramente evolvere e uscire dal nostro momento ed essere meglio di noi stessi. Bene, io vi saluto con il piacere di essere insieme con voi, con il piacere di essere nell'unità, no? Di essere tutt'uno, quindi la separazione non esiste, tutto è uno, tutto è Aleph, la lettera simbolo ebraica. Da lì, insieme al 10, che sono appunto i 10 comandamenti, i 10 Sefirot dell'albero della vita, troviamo il 10 veramente dove ci sono cose belle, cose perfette, lì c'è, quindi è perfetto oggi. Tutti in unione, sempre nel grande sentimento e amore della gratitudine, che vuol dire amo quello che c'è con me, grazie di aver passato questo buon tempo con voi e arrivederci alla prossima.